Quando i tempi si fanno duri, non è detto che i duri inizino a ballare, ma anzi che si ritrovino con le spalle al muro senza opzioni. Ma anche in questo caso ci possono essere opzioni per uscirne fuori, e nel mondo degli investimenti ci sono le opzioni call e le opzioni put. Oggi ti parlo delle mie prime operazioni in opzioni, di come sono andate, e cioè se ho fatto un casino oppure no, e se continuerò ad avere questa operatività. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi, libro del quale trovi il link qui sotto nella descrizione nel caso tu lo volessi acquistare, dove parlo della mia personalissima esperienza da addebitato seriale ad investitore e risparmiatore incallito. Le opzioni mi hanno sempre affascinato, ma a mio parere sono uno strumento che, se usato male, può veramente farci soffrire e piangere, ma se usato bene possono essere sicuramente uno strumento di copertura per i propri investimenti oppure un ottimo metodo per creare un cash flow positivo. Come anticipavo, ho fatto alcune operazioni, per l'esattezza 4, dall'inizio del mese di ottobre. Ti dico a breve come sono andate, ma prima devo spiegare anche come mai ho deciso di iniziare questa operatività e anche come ho deciso di impostarla. Ma prima alcune premesse. Con l'inflazione cavalcante e il conflitto fra la Russia e l'Ucraina che non sembra cessare, almeno così sembra nel breve, i mercati sono diventati molto volatili, terreno fertile appunto per queste opzioni. Molte aziende che avevo nel portafogli potevano esserne impattate, soprattutto quelle a piccola capitalizzazione. Altre invece potevano diventare molto interessanti per avere in proporzione un dividendo più alto con la discesa del proprio valore, dei propri prezzi. Ho fatto calcoli su calcoli per una decina di giorni e sono andato a selezionare quali posizioni chiudere, quali andare ad incrementare e quali aprire come nuove, per adattarle alla mia idea di operare in opzioni in questo periodo. Per cui ho optato di utilizzare un titolo ad alta volatilità ed uno a bassa volatilità. Nella fattispecie, 100 azioni del Mortgage REIT a GNC e 100 azioni del famosissimo REIT Realty Income. Ho acquistato queste due perché volevo vendere delle opzioni call che fossero coperte dal sottostante. La prima opzione call che ho venduto è stata su Realty Income. Io ho un prezzo medio di carico di $61.18. Ho venduto una call al 18 di novembre con uno strike di $62.50, incassando un premio di circa €78 al netto delle commissioni e del cambio. Dopo qualche giorno però il prezzo del sottostante di Realty Income ha continuato a scendere e il valore della mia opzione guadagnava. Per cui ho chiuso la posizione in questa opzione e in quel caso avrei dovuto restituire al broker circa €45 del premio precedentemente incassato. Ma cosa ho fatto? Ho subito rivenduto un'altra call, questa volta con uno strike a $60, incassando €96.63, al quale mi sono stati tolti i 45 che dovevo restituire e avendo un guadagno totale di circa €129. Niente male per due settimane, ma non finisce qui perché Realty Income sta scendendo comunque. E allora cosa ho fatto? Ho chiuso la mia seconda opzione, perdendo nuovamente €50 dal premio precedentemente incassato, e ne ho aperto un'altra, stesso strike a 60 e stessa data 18 novembre, ma incassando in questo caso €110 circa, al quale togliere i 50 del premio precedentemente incassato. Adesso vedrò come si andrà ad evolvere il prezzo delle azioni di Realty Income, ma così come è al momento ho incassato circa €199, ho mantenuto le mie azioni e continuo quindi a ricevere i dividendi mese per mese. Questa cosa mi piace notevolmente. La seconda operazione la sto facendo, come dicevo prima, su AGNC, dove anche qui ho venduto una call con un strike a $8 al 18 di novembre. Per questa opzione ho incassato un premio di €33.87 al netto di commissione e cambio. In questo caso il fatto ha voluto che dopo mesi che il titolo scendeva, in circa 3 o 4 giorni abbia fatto una gran bella risalita, superando il prezzo dello strike di pochi centesimi, anche più di una volta, ma nessuno ancora ha esercitato l'opzione. Se qualcuno esercitasse il proprio diritto di acquisto, dovrei cedere le mie 100 quote di AGNC, incassando però un capital gain di alti €45 circa, e portando l'operazione a un guadagno totale di quasi €78, che sarebbe più o meno un 10% in pochissimi giorni, se qualcuno esercitasse il diritto della propria opzione e comprasse le quote. Inoltre, incasserei comunque un dividendo, quello appunto di ottobre, in quanto si tratta di un'azienda che fornisce un dividendo mensile del 18% circa, che portato su base mensile su 100 azioni mi darebbe più o meno €7.56 al netto della doppia tassazione. Per cui se le cose si incastrassero, quasi un 12% netto di incasso in un mese,
La mia idea è che se nessuno lo facesse a scadenza, io venderei comunque le mie quote in quanto questo titolo è molto volatile. Comprerei poi al prezzo alto di 8 dollari vendendo una call a uno strike più alto per attuare la stessa strategia che sto facendo su Realty Income nel caso il prezzo del sottostante continuasse a scendere. Per cui per il momento sembra che le cose con le mie opzioni vadano bene. E tu cosa ne pensi? Fammelo sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di queste mie considerazioni e operazioni. Se questo video è stato di tuo gradimento, per favore ti chiedo come sempre di supportarmi veramente con pochissimo, lasciando un bel pollice in su per farmi crescere sulla piattaforma. A te costa veramente un attimo della tua vita, ma per me significa il mondo. Se poi sei nuovo su questo canale ti chiedo la cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche così che tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Bene, anche per oggi è tutto e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao, a presto!